E benvenuti cari lettori, come state? Spero tutto bene. Io sono Luca TJ, questa è Storia dell'altra vita e qui parliamo di fumetti e di cose nerd. Ed oggi parliamo del confine, ma non lo facciamo da soli, lo facciamo con gli autori. E adesso ve li faccio vedere, c'ho sempre questo problema con i pulsanti. Giovanni Masi e Mauro Uzeo. Ciao ragazzi! Salve a tutti! Come state? Cioè, noi abbiamo finito da 2 secondi la registrazione su Flash Zagor, però io ho detto rimanete perché voglio parlare del confine, che è una novità, tra virgolette novità, perché ormai è un po' di tempo che viene pubblicata in fumetteria, in libreria, ma è, fra virgolette, una novità, ma una novità importante di Bonelli, perché così al limite Bonelli non si era mai spinta. Vero Giovanni? Oddio, limite, limite, in che Beh, senso limite? il limite di scrittura, più che un fumetto, sembra di guardare un cortometraggio, di guardare una serie TV. Io l'ho detto più di una volta nelle recensioni che ho fatto, recensioni, nelle chiacchierate che ho fatto sul fumetto. Veramente sembra di guardare una serie TV. Si esce fuori dall'ambito fumetto e si entra all'interno di un linguaggio narrativo che è differente. Allora, grazie, questa cosa ci rende molto contenti. Noi il confine l'abbiamo ragionato non tanto per portare una serie TV però a fumetti, quanto per fare un bel fumetto che sfruttasse alcuni dettagli di un linguaggio, che è appunto quello della serialità televisiva, che ormai è molto seguito con molti appassionati, perché con Mauro ci eravamo resi conto che non c'era un fumetto del genere, molto semplicemente. Non è che abbiamo voluto scimmiottare altre cose, ci siamo guardati e abbiamo detto: ma non c'è un bel mystery come poteva essere Twin Peaks o le prime puntate di Lost? E ci siamo risposti di no, cioè non l'abbiamo trovato e quindi ce lo siamo fatti da soli. No, a parte gli scherzi, abbiamo deciso di provare a vedere se c'era un modo di adattare il linguaggio del fumetto a un linguaggio serializzato di un certo tipo, senza perdere però le bontà del linguaggio fumetto, perché la serialità televisiva e il fumetto sono due linguaggi molto diversi. Quindi per quanto li avvicini devi riuscire sempre poi a restare nel fare un buon fumetto, perché quello è che il lettore ha in mano non ha lo storyboard di una puntata televisiva, sarebbe tutt'altro approccio. Sta di E ci abbiamo fatto provato, insomma. però, Mauro, che comunque il fumetto, il confine, ha una grossa regia alle spalle. Una regia che adesso non so fino a che punto è soltanto del disegnatore, che oltretutto, come appunto ho detto nelle chiacchierate che ho fatto sugli albi, cambia ogni volta per dare quella che per voi è uno stile registico differente. Sì, allora ti premetto una cosa: sono molto contento che ne stiamo parlando qui e noi faremo una chiacchierata tra addetti ai lavori. Nel senso, tutto quello di cui parleremo con te è un qualcosa che secondo noi non, cioè, è divertente da scoprire sbirciandoglielo le quinte, ma sono cose che noi scriviamo in maniera tale che il lettore non senta, cioè che il lettore lo fruisca in maniera tranquilla, anche se noi inseriamo delle cose dentro volontariamente che servono a dare una fluidità di lettura, perché lui non deve essere intaccato da queste cose che però dentro ci sono. E ora parleremo di quelle, appunto. Anche perché tu parli di cioè ci stimoli proprio da questo punto di vista. Noi con il confine abbiamo voluto provare ad essere effettivamente andare oltre i limiti di un linguaggio che vedevamo in un certo senso un po' immobile. Mi spiego. Il fumetto italiano vede in prodotti come i classici Bonelli, no? Da Tex a Zagor, arrivando a Dylan Dog, Martin e Mister, ma anche l'esperienza Orfani, vede un certo tipo di italiano che non è l'italiano vero, è l'italiano del fumetto Bonelli, esattamente come il linguaggio di Diabolik è l'italiano che funziona all'interno di Diabolik. Noi volevamo capire se era possibile esplorare una forma di linguaggio più simile alla vita vera, a quello che succede fuori quando parli con i tuoi amici. E questa è una cosa che le serie TV sono riuscite a intercettare molto in questi ultimi anni. Per questo motivo, quando tu vedi, è incredibile, se metti a paragone una serie TV degli anni 90, dedicata ai ragazzi e poi vedi Scam, senti un abisso nell'approccio dei dialoghi, e noi volevamo restituire quell'immagine lì. In cosa ci aiuta il fumetto, che a differenza, per esempio, della serie TV, non ha limiti di
budget e quindi tu puoi veramente mettere in scena quello che vuoi senza doverti preoccupare. Che se tu ci fai caso, e secondo me tu l'hai notato perché ho visto i tuoi video in cui parli del confine e lo leggi con molta attenzione, noi, io e Giovanni, facciamo un gioco: ogni numero del confine, ogni volume, settiamo un linguaggio diverso e si vede nelle prime 10 pagine. E quindi, cioè, ci sono più numeri che hanno un approccio da detection procedurale. Alcuni numeri, che un numero per esempio comincia come quelle commedie italiane del dopoguerra tipo Pane e Amore, e con i soldati che arrivano al paese, raccontano le storie e la bella popolana che si avvicina. Il volume 5 comincia con 10 pagine di chat ininterrotta su WhatsApp di ragazzi mentre vedi altro. Quindi il gioco è ogni volta spostare il linguaggio sulla tematica della storia e poi ovviamente farlo confluire all'interno del racconto. Quando tu parli di regia, noi facciamo una cosa che detta il ritmo di tutto il confine. Quando con Giovanni scriviamo le sceneggiature, noi ci avvaliamo dell'apporto fondamentale di Federico Rossi Edrighi, che lavora con noi da tanti anni e sa bene cosa ci piace mettere in scena. Federico fa i layout di tutti gli albi. Quindi, che l'albo sia poi disegnato effettivamente da Giuseppe Palumbo piuttosto che Bruno Cannocciari o Carlo Ambrosini, di base ci sono i layout di Federico. Questa cosa a noi permette di visualizzare immediatamente se la storia funziona, soprattutto se torna tutto, perché essendo un mystery deve essere come l'ingranaggio di un orologio, e noi questo lo possiamo vedere in tempo reale. Però poi, anche se il disegnatore ci mette sopra il suo stile, in realtà quella regia sotterranea ti detta un mood per cui tu, da lettore, anche cambiando disegnatore, lo percepisci come lo stesso racconto. È vero, è vero. Giovanni, qual è il tuo personaggio del confine? Vanni, personaggio che vedrete, che per chi l'ha letto, nel numero 3, il papà di Aurelio. Perché personaggio quello? Che è forse quello a cui sono più affezionato tra tutti quelli che sono usciti nel confine. Non perché Lara e Antoine non siano i protagonisti assoluti, ma quel personaggio ha avuto una crescita mentre lo scrivevamo che mi ha sorpreso. Quindi per adesso faccio il tifo per lui. In realtà non è un personaggio della trama principale, anzi, sì, tutt'altro. Okay? Però forse è uno dei... Questo di quelli... mi posso permettere di dire che è il mio preferito, perché comunque ha una sua storia molto particolare, ma non impatta poi sulla narrazione enorme o comunque più forte che è il confine, quella di Laura, di Antoine, dei ragazzi e di Aurelio. Che però sono, è fortemente empatico come personaggio, è molto... È tenuto non era così all'inizio, quindi mi ha sorpreso. È uno di quei personaggi che cresce sulla pagina, e per questo magari ci sono un po' più affezionato, perché gli altri invece sono più importanti oggettivamente, e quindi li vivo più presenti. Lui quando arriva poche volte, ma quando arriva mi strappa sempre il sorriso quando lo dobbiamo scrivere. Quindi è più per quello, non perché è il mio personaggio preferito, ma è quello che arriva meno spesso, che dice: oh, vabbè, c'è una scena con Vanni, mo mi diverto. Mauro, il tuo? Beh, Vanni effettivamente, poi tu, guarda, ti faccio un piccolo spoiler, il numero 9, il volume 9, Vanni sarà molto centrale in quel volume, e io credo che Giovanni abbia avuto questo cambiamento sul personaggio, come ce l'ho avuto anche io, proprio perché quando gli ha dato vita Ambrosini, ovviamente ci ha fatto esplodere il cervello, perché sai, è come quando per un regista, rifacendo un paragone cinematografico, c'hai un personaggio e poi vedi, no, che tu finora stava solo sulla sceneggiatura, poi arriva Robert De Niro e gli dà un'interpretazione per cui tu dici: cazzo, no, cioè, questa è una roba incredibile. E quando Ambrosini ha dato vita a Vanni con quelle mani grosse, quella postura, lo vedi che è rozzo ma c'ha una sua dignità enorme. Noi sapevamo già cosa volevamo far fare a quel personaggio, ma devo dire che abbiamo cresciuto di molto proprio dopo averlo visto in scena. Abbiamo detto: ah, vedi, eccolo Vanni. Poi, al di là di questo, io amo molto Laura e amo molto Pierre, ma perché sono forse i due personaggi, anche Ivan mi piace molto, però perché sono i personaggi, secondo me, in cui già in questo momento, che poi tu devi capire che c'è un delay tra di noi, nel senso che noi stiamo lavorando alla chiusura del volume 12 in questo momento, e quindi ci sono dei personaggi che magari crescono molto nella storia, e quindi non, ora magari a te non ti dicono niente in questo momento,
però devo dire che già in questi che ti ho nominato si vede una caratteristica che noi abbiamo voluto mettere a tutti i personaggi, cioè i personaggi del confine hanno tutti superato un certo confine delle loro vite personali che in un modo o nell'altro li ha compromessi, e oggi sono il frutto di quel compromesso sul tornare indietro e provare a risolvere alcune cose della loro vita oppure continuare su questa strada. E se tu se io ti faccio una provocazione, se tu da oggi, da stasera, per gioco ti rimetti a guardare il numero uno, riesci a vedere che effettivamente tutti i personaggi hanno superato un momento, sono il risultato di un momento della loro vita in cui hanno superato un piccolo confine, no? Ecco. Quindi infatti, diciamo, Laura si nota. Volevo chiedere un'altra cosa a Giovanni. I personaggi, questo gruppo di personaggi, perché sono tanti, noi parliamo degli studenti, parliamo dell'investigatore, l'investigatrice, parliamo di genitori, eccetera. Da dove sono nati? Da dove sono venuti fuori questo diciamo ventaglio comunque di gente varia, di tutti i tipi, dove l'avete presi? Allora, quando abbiamo, io e Mauro abbiamo creato il confine, ovviamente a pranzo. Ovviamente. Pranzo insieme, ovviamente. E volevamo raccontare questa storia da un incipit che è quello qua del confine, cioè questa scolaresca che parte per questa gita e non arriva mai dove doveva arrivare, ma non arriva da nessuna parte, proprio sparisce completamente. E volevamo fare, detta brutalmente, un Twin Peaks, cioè un corale, ok? I corali sono molto forti nelle serie, nelle serialità televisive, ci sono meno corali nel fumetto. Di solito si tende ad avere più il personaggio principale, che è anche il titolare di testata, ok? Quindi noi abbiamo messo il nome, il confine, e poi abbiamo cominciato a creare i vari personaggi nel nostro paese. A parte Laura e Antoine, che sono venuti subito, e i ragazzi, diciamo che sono forse i primi che sono finiti su pagina, poi piano piano il confine è cresciuto organicamente, si è sviluppato tipo albero che cresce, quindi non ti so dire da dove arrivano, ti so dire che i principali c'erano da subito, ci piacevano tanto quei tipi di personaggi. Comunque, però c'è comunque uno spaccato della società che viviamo, cioè anche giovanile, sì. Comunque risultano parecchio veri, parecchio crudi. Quello perché, come ti ha detto Mauro, noi lo cercavamo proprio, volevamo un tipo di linguaggio in cui se ci sono i ragazzi parlano come i ragazzi di oggi, e quindi via chat, se c'hai la vecchietta, c'hai i nipoti che gli cambiano la suoneria del cellulare come facevano i miei cuginetti a mia nonna, ok? Cioè queste cose le abbiamo implementate tanto. La scena del numero uno del cavallo, per chi l'ha letta senza fare spoiler, è una cosa del vissuto di Mauro. Abbiamo preso tanto da quello che eravamo noi, ma non ci siamo mai fermati solo sulla nostra esperienza, perché siamo abbastanza convinti che non bisogna mai raccontare solo ciclicamente il proprio egocentrismo in certe cose, cioè non tutti quei personaggi sono specchio di ciò che siamo io e Mauro, ma abbiamo cercato di creare delle persone che, dei personaggi che potessero al lettore sembrare delle persone vere. E del linguaggio? Poi l'artificio narrativo, però... Quello era. Il linguaggio proprio dei personaggi, perché per esempio a me l'ultimo numero che ho letto, che poi è il 5, l'ultimo uscito, ha colpito particolarmente perché comunque si parla di adolescenti, io ho due figli, una sta diventando adolescente, ma ha colpito proprio quel tipo di linguaggio. Come l'avete trovato, Mauro? Allora, tu se fai questa domanda a me potremmo parlarne per giorni, perché io c'ho proprio lì dove Giovanni mi prende molto in giro per questa cosa, perché io potrei raccontare... È una minaccia questa. Esatto, potrei raccontare solo storie di adolescenti. Adoro quel momento della vita perché secondo me è il momento... Io ho adorato quando Maccox ha fatto il libro che si chiama L'adolescenza, ma scritto L'adolescenza. Adolescenza. No? Perché è proprio il periodo dell'adolescenza, voglio dire, tutti noi siamo una sorta di sopravvissuti al Vietnam della vita, che è l'adolescenza, e c'è una cosa che mi piace molto degli adolescenti. Ti posso aggiungere soltanto una cosa, così poi mi rispondi compiutamente, perché ho dimenticato, quanto anche l'esperienza di orfani ha influito e influisce poi sul confine. Eh sì, devo dire che per me lavorare... Ah, pure Giovanni ci ha lavorato pure... Per tutte e due ovviamente. È più su terra però. Esatto. Mauro mi risponde alle domande destra e Giovanni a quelle sinistra.
Esatto. No, diciamo che anche lì su Ringo c'era la possibilità di mettere in scena tre adolescenti puntando a raccontarli in un modo un po' diverso da come venivano raccontati di solito. Allora io provo un amore enorme per quel momento della vita, perché è delicatissimo e tutte le sensazioni sono polarizzate, cioè tutto è bellissimo e tutto è dolorosissimo, tutto è esaltante e tutto è deprimente. Si viaggia sempre su livelli, capito? O è 100 o è meno 100. E qui secondo me sta la purezza dell'adolescenza, perché dal mio punto di vista non è mai sbagliata. Per cui il modo in cui noi vogliamo raccontare gli adolescenti del confine è tenerti su un confine in cui un momento pensi che sono degli stronzi che hanno fatto qualcosa di orribile, il momento dopo pensi che sono delle vittime di qualcosa che invece gli è stato fatto, l'attimo dopo invece li vedi dolci, l'attimo dopo li vedi stronzi. E io vorrei, ma anche Giovanni, che da questa commistione di elementi diversi e in contrasto con loro, però dentro di te ti possa anche venire voglia di abbracciarli, di capirli, proprio perché vivono combattuti tra questi estremi in continuazione. E quindi mi diverte molto l'idea che leggi due pagine con Pierre e pensi, Madonna, poverino, guarda cosa sta vivendo. Ne leggi altri due e pensi, Madonna, che stronzo, Pierre. Ne leggi altre due e cambi ancora. Perché un po', secondo noi, l'adolescenza è così. E il sesso fa parte dell'adolescenza, in un modo o nell'altro, e noi tendiamo un po' a non volerlo vedere, anche perché loro stessi lo nascondono, no? E noi speriamo di raccontarlo in un modo che non sia né voyeuristico né sensazionalistico. Ecco, scusami e concludo. Vorremmo che, pur trovando perturbante quello che raccontiamo sugli adolescenti, che a volte fastidioso, a volte dolce, però tu non provassi mai, non pensassi mai che noi li stiamo giudicando. Ecco. Okay. Cioè noi li stiamo mettendo in scena, ma non stiamo dicendo se si stanno comportando bene o male. Noi ci vogliamo limitare a raccontarli, okay? Senza mai far uscire un giudizio su di loro. Questa domanda la faccio a te, Giovanni, perché sennò Mauro mi fa 200 spoiler e non li voglio gli spoiler, perché me la voglio godere tutta sta serie. Dove sarà il prossimo confine? Quale sarà il prossimo confine da valicare della serie, calcolando appunto che stiamo al 5, il 6 sta per uscire? Allora, noi sappiamo dove andiamo a finire, quindi l'ultimo confine lo sappiamo. Abbiamo che anche è il paletti, numero? Che è il numero? Allora, per adesso noi abbiamo dalla Bonelli l'assicurazione di fare 24 volumi. Se la serie va bene come speriamo, abbiamo una storia fica fino anche a 60-70. Però il problema è che il confine è un esperimento narrativo, quindi bisogna vedere se i lettori ci seguono, bisogna vedere se il mercato non esplode con l'ennesima chiusura delle librerie e la pandemia. Quindi è una storia particolare che noi abbiamo deciso di avere il finale già scritto, proprio per non lasciare i lettori senza un finale e quindi di dargli qualcosa di bello qualunque cosa succede, e crediamo di riuscirlo a fare senza problemi. Poi dipende da quello che succede anche con i lettori e col mondo, insomma. Abbiamo tante sorprese, questo sì, abbiamo tante sorprese in serbo. Già il numero 9 sarà particolare, il 12 e il 13 saranno molto particolari, non posso dire di più perché sennò è veramente uno spoiler grosso come una casa, ti rovino un sacco di roba. Abbiamo in uscita il gioco di ruolo, che è un altro confine che vogliamo superare per portare i lettori direttamente nel mondo del confine, in un approccio con un linguaggio completamente diverso. C'è il romanzo all'orizzonte ed è un altro modo di vivere quel confine, quindi no, ne abbiamo di confini da superare ancora, abbiamo appena iniziato in realtà. E un'altra cosa che volevo sempre chiedere a te, in questa serialità continuerà ad essere questa serialità continuerà a essere caratterizzata da un disegnatore diverso ogni volume, legato appunto alla sensibilità che volete dare a quel tipo di numero? Sì, non escludiamo che ci siano delle accoppiate, cioè due volumi con lo stesso come disegnatore, sia che abbiamo due disegnatori sullo stesso volume, sia un disegnatore che fa due volumi. Ah, ok, scusa. Ok, per avere determinate scene. Anzi, sappiamo già che ci sarà un numero in cui un disegnatore
fa una parte di uno e fa una parte dell'altro, perché cerchiamo sempre di fare il casting come se fosse con gli attori. Quindi se c'è una scena in cui capita spesso che Mauro mi chiama e mi fa: Giovanni, secondo me quel qua dobbiamo cambiare, perché con questa scena in questo momento secondo me questo disegnatore è più adatto. Oppure io gli dico: guarda, ma secondo me quella doppietta di numeri dovrebbe farlo un disegnatore solo. Disastro quando deve farlo un disegnatore solo, perché devi organizzarla molto bene. E quindi non cercheremo sempre di vestire il volume in una maniera per cui sia particolare l'esperienza di quel volume, non è mai a caso, diciamo. Quanto è importante, Mauro, nel racconto di questa serie la sua cadenza? Perché comunque non è una serie mensile, ma una serie bimestrale. E quanto è importante per voi, quanto è stato importante l'intuizione di inserire all'inizio un riassunto delle puntate precedenti, alla fine un trailer che portasse al numero successivo? Ma guarda, mi maledico ogni mese per aver detto per quella cosa, perché mi credi? È bellissima. Ecco, sono contento, però ci vuole più a fare quella che a fare l'intero album. Esattamente. Allora, parti dal presupposto che se vivessimo in un mondo ideale dove io e Giovanni siamo dei monarchi illuminati e buoni e onesti, questo fumetto uscirebbe gratuitamente ogni giorno allegato a un quotidiano. Quindi, perché noi vorremmo che questa storia voi la leggeste tutta di seguito, subito. Subito. Quindi la scelta di farla bimestrale non è stata nostra. Oltretutto, quando il confine è stato concepito, noi pensavamo che sarebbe uscito in edicola e mensilmente. Questa era la nostra idea, perché comunque ormai i primi ragionamenti sul confine che Giovanni abbiamo cominciato a farli 4 anni fa era un mondo diverso da questo qui. Quindi quella era l'idea iniziale. Cioè, molto è stata un'idea della Bonelli dargli questo corpo, e devo dire ci ha molto sorpreso, perché è andata di pari passo con un cambiamento epocale nella vendita dei volumi. Da un lato l'edicola si stava dimostrando meno reattiva sulle nuove proposte, cioè i classici continuano a vendere tantissimo in edicola, ma le nuove proposte che venivano lanciate in edicola davano risultati non proprio esaltanti, mentre invece le nuove proposte che venivano lanciate in libreria stavano andando sempre meglio, al punto di far ipotizzare alla casa editrice quello che tutta l'editoria fa già da anni, cioè una prima edizione in hardcover in libreria, una seconda edizione in economica in edicola. E quello che ci ha sorpreso è stato un cambiamento, e qui parliamo proprio di editoria, che c'è stato negli ultimi anni. Ossia, una volta in libreria vendevano solo i volumi senza numero, solo con il titolo, non c'era la numerazione. Tu andavi in libreria e compravi un volume che regalavi a Natale, al compleanno, quando volevi, ma non facevi una serie in libreria. Hanno cambiato tutto i manga, perché i manga hanno cominciato a essere distribuiti nelle librerie di varia, e a un certo punto proprio i librai hanno detto: signori, si sta aprendo un mercato, cioè ci sono dei lettori che vengono ogni mese per comprare il nuovo volume. Allora la Bonelli ci ha proprio detto: vi va se usiamo il confine per sperimentare questa cosa, cioè lanciamo una serie da libreria con una cadenza bimestrale, perché era il minimo che si poteva fare per dare una vita a quel volume, e vorremmo lanciarla proprio con il confine. Noi, sapendo che comunque quel volume costa, perché costa 16 euro per andare in libreria, abbiamo voluto fare un ragionamento. Abbiamo detto: se il volume costa 16 euro, noi vogliamo dare ai lettori una lettura che sia più completa. Per questo, se vedi, noi ci impegniamo tantissimo per realizzare quelle 18 pagine di speciali in più, ogni numero, per dare ai lettori le pagine di sceneggiatura che non potrebbero leggere, fargli vedere le matite, il layout, raccontare il processo, un'intervista a tutti gli autori ogni volta, e quel prossimamente che in un modo e quel riassunto che quasi da trailer è un lavoro in più, affinché, sai, anche l'esperienza di lettura, che invece magari di finirlo in 20 minuti ce ne metti 40, 50, un'ora per goderti tutto, comunque ti appaga. E noi, se vedi, quegli extra sono il motivo per cui noi diciamo ai lettori: l'avete pagato di più, però cerchiamo di darvi dei contenuti mai tirati via. Ecco. Giovanni, ma quando siete andati in Bonelli, non so a chi l'avete proposto, non so, e avete proposto alla casa editrice che ha fatto del suo punto fermo
la serialità, ma soprattutto la serialità riferita a un personaggio principale. Ogni albo Bonelli ha un personaggio principale. E gli avete detto no, questa è una serie corale, non ci sarà un vero protagonista, sarà il confine. Ah, allora in realtà lì partivamo avvantaggiati perché c'era stato Orfani, su cui Mauro aveva lavorato già tanto, io un po' di meno, avevo lavorato più su Orfani Terra come cosa, però diciamo che un po' avere il non avere il titolo, il nome del protagonista nella testata andava bene. Diciamo, quantomeno era già più smarcato. Quello che io ricordo è che quando noi siamo andati, noi abbiamo chiesto alla Bonelli un albo da 128 pagine come Giulia. E ne avevamo chiesti 6 all'inizio. E io ricorderò per tutta la vita la riunione in cui il direttore editoriale, Michele Masiero, tutto lo staff, quindi tutta la direzione, Michele Masiero come direttore editoriale, Simone Eroldi come direttore generale, Davide Bonelli come Davide Bonelli, e, c'era Vincenzo, non so se c'era pure Giovanni Antonio, non mi ricordo, Vincenzo Sarno, il responsabile dell'ufficio di sviluppo, non mi ricordo se c'erano anche Giovanni Mattioli e Antonio Navarra, ci hanno guardato e hanno detto no, bella, ma la facciamo di più? E io mi hanno fatto, intendi per di più? Quindi ci hanno chiesto, fatela, esplodete questo concetto perché ci piace molto, e ci hanno detto la facciamo audace. Quindi ci hanno detto, siate audaci. E quindi è cambiato un po' tutto quello che avevamo in testa. Questo non significa che io e Mauro non volevamo fare una cosa già così, ok, estrema. Però diciamo che eravamo stati un po' più realisti del re. Ecco, in quel caso stai un po' più attento per evitare che magari te la appoggiano subito, no? Magari ci arrivi, gliela proponi dopo. Certo. Invece loro sono stati incredibili sul confine. Noi avevamo in testa già lo sviluppo della serie TV, il discorso giochi, già tutti i diritti, quelli che come dovevamo espandere. Aspetta. Che vuol dire serie TV? È che il confine, è, come è stato annunciato, dovremmo, se tutto va bene e la pandemia ci permette di farla, questa benedetta serie TV dovrebbe uscire come serie TV. Ok, no, andava specificato bene, scusa. Andava specificato, meritava. L'abbiamo già annunciata, avremmo voluto tempi diversi, ma credo che tutti avrebbero voluto tempi diversi in quest'ultimo anno e mezzo, quindi non ci lamentiamo. Quando sarà pronta arriva, mettiamola così. Va bene, ragazzi, io vi ringrazio per tutto il tempo che avete speso sul canale, per la vostra estrema sincerità, per questa notizia della serie TV che io mi ero perso, scusate, succede, e grazie veramente tanto. Io aspetto il 6° volume, che quando uscirà? 25 febbraio. Perfetto, aspetto il 6° volume con impazienza. Se poi mi volete passare le sceneggiate dei pro, io ci sto, io sto qua, tranquilli. Guarda, non te lo dire, perché noi siamo talmente affamati di pareri di chi lo sta leggendo che veramente te le manderemo solo per dire, allora, insomma, guarda, che ne pensi? Vi faccio la liberatoria, non vi preoccupate. Belle NBA. Grazie mille, ragazzi, grazie tante, spero che ci vediamo presto dal vivo, così mi faccio anche firmare le copie come un vero fan. E grazie a te. Grazie a te. Davvero. Saluto. Grazie. Ciao belli. Ciao.